un'attrezzata pista di pattinaggio realizzata per la gioia dei più piccoli, presepi e tanti mercatini che popolano la città. Barletta si è preparata al meglio a vivere l'atmosfera e la magia del Natale, la festa più sentita dell'anno. Sono particolarmente soddisfatto per come è partito questo Natale a Barletta. Spero che la gente lo apprezzi, spero che lascino le auto e si godano la città a piedi, spero che apprezzino anche tutti gli sforzi che stiamo facendo, a cominciare dalla pista di ghiaccio per finire al mercatino di Natale e alle tante altre iniziative che abbiamo sparse per la città. Voglio sottolineare che per esempio in questo momento a Villa Bonelli c'è un presepe bellissimo, ce n'è un altro nel mercatino di Natale e ci sono diverse iniziative. Natale rappresenta anche l'occasione per riscoprire luoghi molto spesso finiti nel dimenticatoio. I giardini dell'Istis, valutati con questa iniziativa, soprattutto dopo che hanno vissuto momenti di abbandono, e accentuati dal fatto che la scuola è stata chiusa, diciamo per negligenza di qualcuno. Noi puntiamo all'apertura della scuola e al ritorno della scuola e di tutto quello che è inserito intorno alla scuola alla cittadinanza. Questa piazza particolarmente degradata e diciamo non sufficientemente curata l'abbiamo restituita alla comunità. Aspettiamo di restituire anche la scuola il più presto possibile alla comunità. Tante le iniziative previste a Barletta per il Natale. Per l'occasione, tra mercatini, presepi e tanto divertimento sulla pista di pattinaggio, i cittadini possono quindi godere di spazi molto spesso non ampiamente valorizzati. Ancora una volta, grazie all'aiuto dei commercianti, quindi del Comitato Strade dello Shopping, che oggi conta 220 attività nel centro cittadino, siamo riusciti a creare questa bella sinergia anche con l'amministrazione. Quindi approfitto di questa occasione per ringraziare l'amministrazione di quello che ha fatto. Quindi potete vedere tutti, abbiamo una pista di pattinaggio, abbiamo le casette ai giardini Denitis, quindi ridando degli spazi che erano stati lasciati all'incuria ai cittadini, e i cittadini di questo ci stanno ringraziando.